conclude che sei tornato sulla parola crisis, giudizio in greco. Mi sembra infatti che il processo di Gesù, almeno come lo è costruito, come processo senza giudizio, senza crisis, contenga in qualche modo un'allegoria del nostro tempo. L'insolvibilità, implicita in questo scontro fra i due mondi, fra Pilato e Gesù, si attesta in un certo modo nelle due idee chiavi della modernità. Da una parte, che la storia sia un processo infinito, la nostra concezione della storia come un processo infinito, e dall'altra che questo processo, in quanto non si conclude in un giudizio una volta per tutte, sia in stato di crisi permanente. Da quando la Chiesa ha chiuso lo sportello scatologico, sapete che la Chiesa non ama più parlare della fine dei tempi né del giudizio universale. Il termine crisi, spostato dal suo luogo di giudizio finale, riappare oggi in forme patologiche, in ogni ambito, innanzitutto, come sapete bene, ma come strumento di governo. Sapete bene che oggi la parola crisis non è un concetto, è soltanto uno strumento di governo per imporre alla gente misure che non c'è nessuna ragione di accettare. Ecco, in questo spostamento il termine diventa appunto una parola d'ordine, perde il suo significato proprio, e allora fare qualche considerazione su qual era questo significato proprio. Nel termine crisis, a parte la tradizione giuridica di cui vi ho parlato, convergono due grandi tradizioni, una medica e una teologica. Nella medicina antica, crisis designa il momento in cui il medico deve giudicare se il paziente sopravviverà o no. Questo è il momento della crisis, anzi nel termine, nella terminologia della medicina antica, è il giorno decisivo, il dies decretore, il giorno decisivo. Decisivo legato a un momento, però vedete, legato a un momento preciso nel decorso della malattia. L'altra teoria, la tradizione di quella teologica, crisis, come forse sapete, no? È il termine greco nel Nuovo Testamento per il giudizio finale. La novità anche qui, però, il giudizio finale è legato a un momento, l'ultimo giorno, novissima dies. Quindi vedete che nella tradizione che converge nel significato della parola crisi, il giudizio che è in questione è sempre legato a un momento ed è un giudizio che si prende una volta per tutte. Che sia il giudizio del medico sulla sopravvivenza o del paziente o il giudizio finale. Oggi invece la crisi è stata separata dal suo giorno decisivo e trasformata in una condizione permanente. Conseguentemente la facoltà di decidere una volta per tutte viene meno e la decisione incessante non decide propriamente di nulla. Ovvero, come è avvenuto a Pilato e come avverrà forse a noi, si rovescia improvvisamente in catastrofe. L'indeciso Pilato non fa che decidere senza decidere, il deciso Gesù non ha alcuna decisione da prendere.